Martedì 7 gennaio, buongiorno Friuli e bentrovati al nostro appuntamento del mattino con la rassegna stampa. Tra poco scorreremo assieme i titoli principali dei quotidiani di oggi, ma come sempre in apertura uno sguardo al meteo, uno sguardo innanzitutto alle temperature in queste prime ore del giorno in regione. Temperature che sono scese sotto zero durante la notte. A Udine in questo momento il termometro segna meno 3 gradi e un decimo meno 3 gradi e 6 a Pordenone meno 1 grado e 9 decimi a Gorizia a Trieste invece il termometro segna 3 gradi e 8 decimi salendo in montagna a Tarvisio meno 7 gradi e 7 decimi sull'Ussari in quota il termometro invece è sopra lo 0 3 gradi e 1 decimo in questo momento ancora 2 gradi e mezzo sul monte Zoncolan a Tolmezzo invece il termometro il termometro segna meno 2 gradi e 4 decimi, meno 5 gradi e 4 a Sappada. Il cielo è sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia. Adesso andiamo a vedere le nostre previsioni, andiamo a vedere come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il tempo. Ben ritrovati con le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di martedì 7 gennaio. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su pianure meridionali e pianure settentrionali, 100 in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Su prealpi e alpi, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Temperature: sulla costa le minime saranno comprese fra 2 e 5 gradi, le massime fra 4 e 8 gradi. In pianura le minime saranno comprese fra meno 3 e 2 gradi, le massime fra 6 e 9 gradi. A 1000 m 5 gradi, a 2000 m meno 1 grado. Grazie a tutti e a domani con le previsioni meteo. Andiamo adesso a vedere subito un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, andiamo sulla pagina infotraffico di Autovie Venete, al momento la situazione è tranquilla, non si segnalano delle criticità particolari, da ricordare però la chiusura questa sera del tratto di autostrada tra lo svincolo di La Tisana e il nodo di Palmanova in direzione Trieste, una chiusura che scatterà alle 21 di questa sera, martedì 7 gennaio e eh, terminerà alle 5 di domani eh, mattina, mercoledì 8 eh, gennaio, questo per consentire una serie di lavori eh, importanti nell'ambito della realizzazione della terza eh, corsia. Eh, chiusura anche domani dalle 7 di mercoledì 8 gennaio alle 17 del 24 gennaio, quindi non soltanto per la giornata di domani, ma per buona parte del eh, mese dello eh, svincolo eh, di eh, San Giorgio di eh, Nogaro, questo sempre per eh, consentire dei, dei lavori di adeguamento del eh, casello alla realizzazione della eh, terza eh, corsia. E ehm, chiudiamo questo aggiornamento legato alla eh, viabilità per passare sui eh, giornali eh, di oggi. Prima di ehm, andare sulle prime pagine dei eh, quotidiani nazionali, come facciamo sempre in questa prima parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto che apre con eh, una notizia che ehm, riguarda eh, il Friuli Venezia Giulia, una notizia di taglio nazionale perché è stato venduto a eh, Gonars potrebbe essere anche nell'area di servizio dell'autostrada A4, poi nelle prossime ore lo scopriremo: uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il biglietto vincente venduto a Gonarse è uno dei cinque tagliandi che danno diritto alle vincite eh, più alte. L'annuncio di Amadeus. I premi vanno da 500 mila euro a 5 eh, milioni. Quando è andato in stampa il giornale non c'era ancora eh, l'abbinamento eh, con, eh, eh, con, eh, con il biglietto vincente, con la cifra diciamo così vincente. Andiamo adesso sull'anno e eh, andiamo a vedere eh, gli ultimi aggiornamenti a questo eh, proposito perché il biglietto che è stato eh, venduto a eh, Gonars poi eh, capiremo esattamente eh, dove è il secondo eh, biglietto quello che vale eh, 2.500.000 euro ecco qua il, eh, il lancio dell'Ansa, Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni a Torino, secondo tagliando, comprato a Gonars in provincia di Udine, il terzo a Roma, il quarto a Lucca, il quinto a Erba eh, in provincia di Como. L'elenco dei 20 biglietti estratti di eh, seconda categoria, e tra eh, i biglietti di seconda categoria del valore di 100 mila euro ce n'è anche uno venduto a eh, Trieste, ecco qua. Il eh, biglietto che è stato venduto a eh, Gonars, il Tagliando P di Palermo 46/31/12. Eh, poi, come detto, nelle prossime ore scopriremo dove è stato venduto eh, esattamente. E eh, ancora vediamo anche eh, poi il biglietto da eh, 100.000 euro eh, venduto a eh, Trieste nel taglio eh, basso vediamo se riusciamo a eh, recuperare anche il biglietto poi lo vedremo, nelle, eh, nelle, lo vedremo più, più in là nel corso della nostra eh, rassegna eh, stampa. Intanto questa questa un po' la notizia delle ultime ore, la notizia, eh, della, la notizia della notte. Adesso ritorniamo eh, sui eh, quotidiani di oggi, poi torneremo anche sui eh, quotidiani locali. Ma come sempre apriamo questa nostra rassegna stampa con eh, le prime pagine dei eh, quotidiani eh, nazionali. È ancora in primo piano gli esteri con eh, quanto sta eh, accadendo in Medio Oriente ma anche in Libia, perché proprio con la situazione in Libia che apre il eh, Corriere della Sera, ecco il titolo L'avanzata di Haftar su Sirte, Libia, Blitz delle forze anti-Sarraj, contrasti Roma-Parigi, Di Maio punta al eh, dialogo. E intanto i venti di guerra anche eh, tra Iran e Stati Uniti. Eh, Trump dice: l'Iraq paghi se vuole cacciarci. L'Iran non avrà mai l'atomica, dice ancora il presidente americano. Mercati tesi: volano petrolio e eh, oro. Ancora a centro pagina. Vediamo il, il reportage da eh, Teheran, milioni alla processione a Teheran tra la folla che urla per Soleimani ma non vogliamo eh, la guerra. Sempre per quanto riguarda la cronaca, ancora qualche notizia in primo piano a, eh, sulla prima pagina del eh, Corriere, vediamo le, ehm, eh, la questione degli assalti, delle aggressioni ai eh, medici, anche all'interno delle ambulanze, telecamere e pene eh, severe ha eh, annunciato eh, ieri il ministro eh, dell'Interno dopo quanto accaduto a Napoli nei eh, giorni scorsi e poi per la cronaca vediamo le vite perdute dei ragazzi investiti lo ricorderete eh, il, quel brutto incidente avvenuto in Vallaurina nei giorni scorsi quando un automobilista poi risultato ubriaco ha investito un gruppo di giovani turisti eh, tedeschi appena sceso da un bus, il bilancio delle vittime sale ancora, è arrivato a quota 7, è morta anche questa ragazza di 22 anni. Chiudiamo il Corriere della Sera, adesso andiamo su Repubblica che apre con un'intervista a Gentiloni, commissario all'economia, che dice Europa svegliati. La crisi Trump Iran dimostra che l'Unione Europea deve fare passi avanti o continuerà a trovarsi di fronte a fatti compiuti. La Libia è nel baratro, colpa anche di eh, Salvini, dice Gentiloni. E poi vediamo anche qui Tehran agli Stati Uniti, preparatevi a un nuovo eh, Vietnam. E poi ancora a proposito di eh, interviste su Repubblica, ehm, anche un'intervista all'ex ministro all'istruzione Fioramonti che dice nei 5 Stelle o stai zitto o esci, il movimento non ammette il dissenso e io non sono una figurina da eh, esibire, il ministro che si è dimesso ed è uscito anche dal eh, movimento 5 eh, Stelle. Ancora eh, andiamo a vedere adesso la prima pagina della stampa. I soldati italiani via da Baghdad. Il trasferimento dei eh, carabinieri ehm, dall'Iraq è avvenuto nella notte giallo sul ritiro delle truppe eh, americane. Erano uscite delle notizie riguardanti delle comunicazioni dei vertici delle forze armate americane su uno spostamento, su un ritiro dal Iraq, eh, voci che poi sono state eh, smentite, Libia sfuma la missione europea, Roma cerca il dialogo con Mosca e eh, Ankara e poi vediamo le basi turche in eh, Algeria. A centropagina invece la cerimonia dei Golden Globe, trionfa 1917, la guerra vista da uh, Sam Mendes, quelle trincee, terra di nessuno, ieri la cerimonia della consegna dei Golden Globe che anticipano un po' eh, gli Oscar. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del manifesto, il titolo Reazione a catena con milioni di persone in strada per i funerali del generale Soleimani, l'Iran torna ad arricchire l'uranio senza limiti, l'Europa vuole mediare ma si spacca, il Parlamento iracheno caccia i Marines che accettano di riposizionarsi. In vista del ritiro. Intanto il congresso americano prova a frenare la guerra di eh, Trump. Dal manifesto andiamo adesso sulla prima pagina del eh, Fatto eh, Quotidiano che apre con eh, le eh, parole di eh, Di Maio proprio sulla eh, questione Libia. Ora spingiamo Serrage Haftar a incontrarsi. Ha detto Di Maio, eh, che in questa intervista al Fatto Quotidiano ovviamente si sonferma anche sulla situazione in Medio Oriente, e dice: Salvini si è tenuto il dossier, il dossier Libia, soltanto per i migranti. È ora di rimodulare le nostre missioni militari all'estero. Ancora, andiamo anche su Libero: Salvini minacciato di morte. C'è una Magnum 757 pronta per te. Un odiatore a Matteo, spero che un terrorista ti faccia fuori, così impari a non dare aria ai denti. Per la sinistra è tutto normale, anzi, le sardine boicottano perfino chi offre un caffè al eh, capitano. Da Libero, andiamo adesso sulla prima pagina del giornale: Incivili al governo, calpestato ogni diritto, processo politico ad autostrade e barbarie sulla eh, prescrizione. E poi crisi Iran-Stati Uniti, Conte e Di Maio balbettano, ovvietà, oh scrive il eh, giornale. Ancora andiamo a vedere anche la prima pagina della eh, verità, Giuseppe schiera le truppe, l'Europa lo lascia solo, il Premier si fa intervistare, si mostra determinato e al centro della scena. Peccato che la missione in Libia sia nel caos. Intanto Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Francia ci tagliano fuori da eh, tutto, scrive la verità. Andiamo anche sulla prima pagina del eh, sole 24 ore, anche qui c'è la crisi Iran-Stati Uniti in eh, apertura con i, i riflessi sui mercati, loro vola ai massimi, tensione sul eh, petrolio. Tutte le borse in forte calo, poi in eh, chiusura riducono le perdite, Milano a eh, 0,57. Eh, e vediamo appunto poi eh, tutti, tutti gli altri articoli anche sulla prima pagina del, eh, del Sole 24 Ore. Si parla anche di eh, moda con il Made in Italy in passerella. Pitti, la moda uomo, è al record di ricavi. Andiamo anche sulla gazzetta dello sport, anche un quotidiano sportivo in questa prima parte di Rassegna Stampa c'è il risultato del posticipo ma non solo, in primo piano la lotta allo scudetto, il titolo è I re maghi. Lukaku firma l'impresa a Napoli, l'Inter batte il Napoli per 3 a 1 e resta All'altezza di un Super CR7, Epifania scudetto, Inter-Juve senza eh, respiro. E c'è poi il eh, commento di eh, Andrea Di Caro che dice: eh, Ronaldo chiama, Lukaku risponde, Juve e Inter proseguono la loro corsa. Appaiate al primo posto grazie ai gol e alle prestazioni superlative dei, de, dei due uomini simbolo. Il calcio è un gioco collettivo fatto di due fasi, dove sono fondamentali gli eh, equilibri. Questa è l'apertura della eh, Gazzetta, poi torneremo sulla Gazzetta dello Sport e anche sugli altri quotidiani sportivi nazionali nel corso della seconda parte del nostro Buongiorno Friuli. Adesso andiamo subito sui eh, quotidiani locali, andiamo sul Gazzettino, abbiamo visto già l'apertura del messaggero veneto con il biglietto, il secondo biglietto della lotteria Italia venduto in Friuli, venduto a Gonars, andiamo sul Gazzettino adesso e vediamo in eh, apertura la cronaca, botte per rubare l'incasso del Falò. Un volontario è stato schiaffeggiato e buttato a terra, ma i banditi sono stati bloccati dai eh, militari è successo a eh, Pertegada hanno atteso che l'evento della fogueira d'altilimenta Pertegada di Lattisana terminasse per mettere in atto il loro piano ma eh, qualcosa non ha eh, funzionato tre eh, um, uomini sono eh, stati arrestati mentre la eh, vittima è finita in eh, ospedale. Si tratta di tre uomini di eh, La Tisana e eh, San Michele Altagliamento e eh, Pertegada. Ancora, sempre per quanto riguarda la eh, cronaca, vediamo sulla prima pagina del gazzettino nel taglio alto turismo, eh, poca neve ma sui monti è eh, boom, la stagione invernale è iniziata bene per le località eh, friulane e poi eh, i saldi: i saldi che riempiono le casse dei eh, negozi. Nel taglio alto spazio anche agli altri riti epifanici, oltre al, ehm, al Pignarul, oltre ai fuochi epifanici. Il tallero si fa tre, in tre e a Cividale arrivano in 3000 con la messa del eh, tallero. Eh, a, a Gemona e la messa dello Spadone a eh, Cividale e poi ancora vediamo Sciacallo Dorato investito un altro esemplare e sempre per la cronaca eh, Carabinieri trovato morto il comandante della eh, stazione di eh, Tolmezzo il luogotenente Paolo eh, Straulino. A centro pagina la fotonotizia ehm, dell'Udinese per raccontare la vittoria contro il Lecce. De Paul balla in Salento. L'Udinese va il gol nel finale di Rodrigo De Paul, lancia l'Udinese contro il eh, Lecce. E ora. La classifica eh, sorride e allora andiamo a vederci il gol di De Paul le azioni salienti della partita di eh, ieri sera a eh, Lecce nel servizio di Lorenzo Pausa. Un'invenzione che vale tre punti. È così che Rodrigo De Paul ha risolto l'incontro del Via del Mare di Lecce, altrimenti destinato allo 0-0, regalando all'udinese il miglior inizio anno possibile. Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che fa da 3 d'Union con quella di fine 2019 contro il Cagliari, dando un importante segnale di continuità in ottica salvezza. Nell'ormai consolidato 3-5-2 iniziale torna Nestorovski al fianco di Okaka, mentre in un centrocampo che vede Mandragora come regista, De Paul agisce da mezzala destra scambiandosi con Fofana. La manovra dell'asse bianconero, almeno nel primo tempo, non crea però preoccupazioni ai padroni di casa, se non con una gran botta dalla distanza di Mandragora prontamente deviata da Gabriella a 4 minuti dall'intervallo. Dall'altra parte invece Musso si scalda le mani a metà del primo tempo con un doppio prodigioso intervento. Il portiere argentino devia sulla traversa la silurata di Babacar per poi superarsi qualche istante dopo anche sul destro a giro di Mancosu. La ripresa vede un Udinese decisamente più coraggiosa eppure sfortunata, con Okaka che per due volte si vede annullare un gol per fuorigioco, mentre al 60 De Paul dai 20 metri non inquadra per poco lo specchio della porta. Gotti prova a giocarsi la carta lasagna dentro per Nestor e cerca maggior spinta sulla corsia esterna inserendo Pussetto al posto di sema, ma lo spunto vincente arriverà, come detto, dal numero 10 bianconero. È il minuto 88 quando De Paul scambia con Mandragora, controlla di tacco e supera Lucioni per poi trovare quella che è la sua terza rete stagionale, la seconda negli ultimi 180 minuti. Il cambio di marcia di Rodrigo trascina così verso Lidi decisamente più felici, un Udinese che torna a vincere in trasferta dopo il blitz sul Genoa del 3 novembre, con una classifica che vede ora l'11 di Mr. Gotti a soli due punti dalla colonna sinistra. Allora, Lorenzo Pausa ha ricordato appunto la classifica, andiamo a vedere con eh, l'aiuto della regia i risultati di questa giornata di campionato e la classifica. Ecco qua, rimaniamo pure sulla classifica con Inter e Juventus in testa a 45 punti, segue la Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Parma 25, Napoli e Torino 24, Bologna 23, Verona e Milano 22 punti, Udinese 21, Sassuolo 19. Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia e Genoa 14, Spal 12 punti. Domenica, come sappiamo, arriverà. Rada Arena il Sassuolo si giocherà alle 12.30. Eh, Poi andremo a vedere anche tutti gli altri eh, risultati eh, di questa diciottesima giornata di eh, campionato che era iniziata eh, già ehm, la, la scorsa settimana, possiamo dire, con la vittoria della Lazio sul Brescia per 2-1, ha vinto anche il Verona a Ferrara contro la Spalle per 2-0, Genoa Sassuolo 2-1, La Roma ha perso in casa con il Torino per 2-0 e poi 1-1 tra Bologna e Fiorentina, l'Atalanta ha battuto il Parma per 5-0, Juventus Cagliari 4-0, Milan Sandoria 0-0, l'Udinese è passata a Lecce per 1-0 e poi la vittoria nel posticipo dell'Inter sul Napoli per 3-1 al San Paolo. Ritorniamo adesso sui quotidiani, sul Gazzettino Rodrigo ti aspettavamo, titola il Gazzettino, l'allenatore Luca Gotti ha detto se il nostro numero 10 fa anche gol ci può dare una mano importantissima, la vittoria di Lecce ha un alto peso specifico e poi le parole del direttore tecnico Marino, il gioco diventa sempre più eh, intrigante, questa l'apertura del eh, gazzettino di oggi, delle pagine sportive del gazzettino di oggi. Continuiamo con lo sport e andiamo adesso sulle pagine del eh, Messaggero Veneto, andiamo a vedere anche qui i titoli eh, del, del fascicolo sportivo, ecco qua la doppia pagina. Di apertura Udinese tre punti d'oro a Lecce con una magia di De Paul all'ottantottesimo. Il vento condiziona il match. Nel secondo tempo due gol annullati a Okaka ma voglia di vincere. Poi la risolve Don Rodrigo. Missione compiuta, eh, scrive eh, Pietro Leotto. L'Udinese piazza il eh, colpo a più di due mesi dalla eh, vittoria eh, di Marassi con il eh, Genoa, l'unica in trasferta prima di quella di ieri a Lecce. Missione compiuta grazie a una magia di eh, De Paul E poi ampio spazio anche alle voci dei protagonisti: Mandragora che sul futuro dice adesso la continuità. Dipende soltanto eh, da noi, Ocaca si sbilancia, quest'anno possiamo davvero divertirci. Noi Ting l'insostituibile volevamo vincere e lo abbiamo eh, fatto. E eh, Marino ringrazia anche i tifosi maggiore consapevolezza e grazie ai eh, tifosi, a tutti in particolare ai eh, tanti circa 200 che eh, hanno seguito la squadra a eh, Lecce. Nelle pagine eh, successive ci sono anche le eh, pagelle con un 7 a De Paul, il eh, migliore in campo. Ieri, 7 anche per Mandragora e Noiting, eh, secondo il Messaggero. Magia De Paul, Mandragora, ok, Noiting col pilota automatico e poi anche qui vediamo le eh, parole di eh, mister Gotti sì ora siamo più solidi e vedrete De Paul eh, resterà Gotti a fine partita è soddisfatto della eh, partita dei suoi e scruta il mercato nel secondo tempo a favore di vento abbiamo gestito meglio il eh, campo e poi vediamo anche qui la foto dei eh, tifosi che hanno seguito la eh, squadra a Lecce, i 200 eroi sferzati dal vento gelido, gelido vengono riscaldati dalla festa eh, finale. Rimaniamo eh, sulle pagine del eh, Messaggero Veneto, ma adesso eh, ritorniamo alla eh, cronaca e eh, andiamo a vedere le altre notizie del giorno. Prima avevamo visto solo il titolo di eh, apertura con il biglietto della Lotteria Italia, il secondo biglietto che è stato venduto a eh, Gonars. Diamo un'occhiata appunto anche agli altri eh, titoli. Per quanto riguarda la cronaca, vediamo di spalla: si è tolto la vita il comandante della stazione dei carabinieri di eh, Tolmezzo, anche sul messaggero l'articolo. Presa bastonate durante la festa, l'auto del sindaco di Paularo e poi eh, il parco del Cormor eh, che raddoppia parcheggi e un nuovo punto di eh, ristoro. E anche qui. Abbiamo la notizia del, eh, dell'aggressione al eh, volontario del, ehm, del Pignarul di eh, Pertegada che è stato preso a botte per rubare l'incasso, tre persone però sono state fermate. E a proposito di fuochi epifanici dal Pignarule di Coia, segnali positivi a Zoppola bruciano le l'effigie di eh, Greta. Nelle pagine interne poi ci sono tanti eh, articoli dedicati appunto proprio ai eh, riti eh, epifanici. Ecco qua. Vediamo il, eh, il, il caso di Zoppola, arde il fantoccio di Greta Desnuda, organizzatori travolti dalle polemiche, la difesa del presidente Grizzo, nessuno qui voleva creare scandalo o offendere l'attivista che si batte per eh, l'ambiente. E poi vediamo anche il fuoco il pignarul grant di Tarcento a Tarcento il fumo è andato verso levante il venerando dice il 2020 sarà un anno eh, positivo il responso del pignarul grant più seguito della regione l'accensione è stata seguita da centinaia di persone giunte da tutto il eh, Friuli e qui vediamo appunto le eh, immagini Chiudiamo questa pagina del eh, messaggero eh, Veneto, andiamo un attimo anche sulle pagine interne per eh, la messa eh, dello eh, Spadone a eh, Cividale, eh, una messa che eh, ha visto eh, Monsignor Carlino durante eh, l'omelia fare un accenno anche ad alcune questioni ehm, politiche con eh, l'ospedale in primo piano, l'arciprete nella predica accusa i Politici sulla sanità, scelte dettate dall'economia. E poi, anche qui, abbiamo tutto eh, l'articolo. Andiamo sul Messaggero Veneto di Pordenone adesso. Vediamo anche qui i titoli principali, i titoli di eh, apertura, il mondo del lavoro, l'emergenza lavoro, l'AVINOX, la cassa integrazione è agli sgoccioli. È previsto per oggi il rientro in fabbrica di una parte dei dipendenti, l'ammortizzatore sociale scade a metà febbraio, attesa per gli eh, stipendi. Questa è l'apertura del. Messaggero Veneto di Pordenone che poi nel, eh, nelle pagine interne appunto approfondisce la eh, questione. Ecco qua tutto eh, l'articolo. Oggi a Villotta di Chionse ci sarà il rientro in fabbrica di una parte degli addetti. Per domani è previsto il saldo di quanto dovuto per la eh, mensilità di eh, novembre. E ancora andiamo a vedere anche qui, anche sul Messaggero di eh, Pordenone, la, eh, tradizionale, ehm, il tradizionale appuntamento del 6 gennaio con il pane VIN. In questo caso eh, viene eh, chiamato così: il fuoco epifanico nella destra, tagliamento. No del sindaco a, Pargo, a Parco Galvani, attesa impennata dei valori dello eh, smog. E ancora eh, in chiusura, andiamo anche sulle pagine del piccolo, il piccolo di eh, Trieste e di Gorizia. Vediamo in apertura sempre più soli, pochi e anziani, ma senza rivali per libri e musei. L'indice di felicità alto per i eh, residenti in regione, giù i fumatori, piace la TV. Boom di nozze eh, civili una fotografia del Friuli Venezia Giulia attraverso l'annuario pubblicato dalla ehm, regione. Nel taglio alto, anche qui vediamo i riti dell'Epifania con eh, il rito ehm, greco e serbo-ortodosso, l'Epifania esalta la multireligiosità a Trieste, i riti sacri per i cattolici eh, greco e serbo-ortodossi eh, con il lancio. Della Croce in eh, mare e poi vediamo questa foto che ci arriva invece dalla Grotta Gigante con le Speleo eh, Befane che sono appunto scese in eh, grotta. Oggi sarà un giorno importante anche per la Ferriera. Oggi l'Assemblea, domani il voto eh, sull'intesa per la eh, riconversione dello eh, stabilimento. Andiamo velocemente anche sul piccolo di eh, Gorizia, vediamo anche qui. Eh, I titoli eh, di eh, apertura, eccolo qua il piccolo di eh, Gorizia, vediamo in primo piano eh, la, stessa, la stessa notizia, la stessa eh, apertura, sempre più soli, pochi anziani. Ma senza rivali per libri e musei, e poi invece nel eh, taglio altro, altre due notizie con eh, il, la festa, la febbre da Carling Bisiak per 2.500 persone che si sono date appuntamento a eh, Ronchi per eh, la sfida. Del Carling eh, eh, Bisiaco e poi a Barbana alla festa per l'arrivo dei benedettini. Cerimonia solenne nel santuario a breve nuovi eh, arrivi. Siamo in chiusura. Di questa prima parte della nostra rassegna stampa, allora chiudiamo anche questa pagina del piccolo, adesso ci fermiamo come sempre per una mezz'oretta, daremo spazio ai servizi che abbiamo realizzato nella giornata di ieri con gli approfondimenti proprio sui eh, riti eh, del 6 gennaio, eh, dalla messa dello spadone al eh, fuoco, al grande fuoco al Pignarul Grant di Tarcento. Noi ci rivediamo come sempre alle 8 per tutti gli aggiornamenti sulla viabilità, sul merito. Sulla cronaca torneremo ovviamente a occuparci anche di sport, tutto questo appunto a partire dalle 8. Ci rivediamo più tardi.